Vetro per finestre per abbattere il calore. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Qual è il vetro migliore per abbattere il calore? Una volta si lavorava con dei vetri a specchio, possiamo vedere ancora dei residui nelle aziende con tutti quei palazzi fatti di vetro specchiante molto scuro, e sì, vi rifletteva tantissimo il calore verso l'esterno, ma dentro la casa rimaneva, cioè la casa o gli uffici principalmente rimanevano molto bui. Un'altra soluzione molto più attuale e molto più moderna è l'utilizzo di vetri selettivi. Sono vetri che praticamente vanno a selezionare i raggi del sole, quindi prendono tutta la radiazione solare, perché tutta la luce è radiazione, sia quella visibile sia quella che non vediamo, grosso modo un 50% di entrambe, e cerca di lasciare fuori tutto quello che il nostro occhio non può vedere, quindi quello che non fa luce ma fa calore, e cerca di far entrare quello che è luce visibile. Facendo questo, nella migliore delle ipotesi, se fosse proprio matematico, otterrei ad esempio 50-50. Ma comunque il 50% ancora di radiazione mi fa tantissimo calore. Quindi se voglio avere un fattore solare, che è quello che misura praticamente quanta energia del sole entra dentro, più basso, bisogna che porti via anche un pochettino di luce. E un fattore solare buono a livello, quello che dice la legge, è un 35%, vuol dire fatto 100 della mia radiazione solare, mi entra solamente il 35% del calore. 100 se non avessi una finestra davanti. Se metto una finestra normale, mediamente me ne entra il 60%, insomma, la luce visibile più un po' anche di quella invisibile. Però se volessi avere un comfort abitativo in una zona molto esposta con vetrate molto grandi, anche a 35 potrebbe essere un valore un po' troppo elevato. Io consiglio di stare tra un 20 e un 25% in quei casi. Qual è il rovescio della medaglia? Il rovescio della medaglia è che non mi entra più la radiazione solare ed estate è stato addio. Però in inverno cosa succede? Tutta quella radiazione, quel calore gratuito che il sole mi dona alla mia abitazione senza dover pagare né elettricità né gas per crearlo, lo vado a perdere. Quindi qual è la soluzione migliore? Quando posso, ragiono con una schermatura solare, quindi una tenda, una persiana, una tapparella, un frangisole, un albero a foglia caduca che magari in estate mi crea l'ombra e in inverno mi lascia passare il sole, o una superficie gettante, tipo una tettoia o cose di questo tipo. In tutte le altre situazioni, quando la finestra è esposta in maniera importante ad ovest, est o a sud, in quest'ordine di importanza, ovest è la peggiore, poi est e poi sud, in tutte queste situazioni dove non posso mettere una schermatura solare, allora dovrò utilizzare un vetro selettivo. Se vuoi sapere di più riguardo questo argomento, riguardo la scelta dei vetri, delle finestre e della posa in opera, ti puoi avvalere e del servizio di consulenza con Stefano Bisacchi, un servizio che ho creato per tutte quelle persone, magari come te, che non posso servire direttamente con la Bisacchi, ma posso aiutare con la mia conoscenza e posso aiutare non solo la scelta degli infissi, ma anche la scelta del preventivo migliore tra quelli che ti sei già fatto fare. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!